Ben tutto ragazzi, ben ritrovati dal vostro nome Stefalpix97. Oggi siamo qui su MotoGP 2013, ben ritrovati. Oggi sono qui in webcam live, speriamo che sta cazzo di videocamera non mi lagga. Anche se l'altra volta non mi ha laggato quando ho fatto l'altro episodio di Payday 2, il primo episodio non mi ha laggato. Sto giocando a MotoGP 2013, sperando che me lo supporta. Attendi, ok. Faccio una gara istantanea perché da tanto che ci gioco, ma purtroppo non riesco a diventare bravo. Quindi vi aspetto in gara. Buongiorno e Ok ben ragazzi, collegati da eccoci qua. Silverstone, Ben qui tutto è ritrovati. pronto per dare inizio ad un nuovo entusiasmante Gran Premio della classe Ok. MotoGP. Abbasso Come il volume potete delle intuire casse dalle perché sennò immagini si sente che troppo arrivano forte dal il rimbombo con tracciato, il ci aspetta microfono. una corsa all'insegna del bel tempo. Ok. Quindi cominciamo. Vabbè, posso lasciare così. Lo sto giocando tutto al massimo, sto giocando qui dal computer. Infatti si vede che la grafica, diciamo, è messa al massimo. È anche più luminosa rispetto all'Xbox o alla PS3. Continuiamo. Ogni tanto me lo dimentico. E Marquesi, vabbè. E chi sono? Continuiamo. Chi sono io? Non lo so. Continuiamo. Via! Ok, si dice che devo stare tipo senza. Devo essere liscio per prendere. Ok. Diciamo, potrei essere un bravo giocatore, ma sono scarso nel frenare alla curva. E per questo motivo. Tipo, non mi frena. Sì, che lo sapeva. Bastardi, no. Inutile, raga, non ce la so perché, tipo, io sto guardando direttamente in MotoGP, capito cos'è? Ah, non mi frega, raga. Io faccio sto cosa come cazzo si chiama. Tipo, sto facendo sto gameplay così tanto per farlo vedere, ma non credo che ci farò altri episodi perché tipo mi basta questo per vedere quando sono. Ho perso tutta la dignità, diciamo. Quindi mi sto umiliando davanti a voi. Ah, Dio. Sì, vabbè. Ma non capisco come fanno gli altri che tipo quando frenano gli altri mettiamo. Anzi, facciamo una cosa, raga. Io la riavvio sta gara. Sì, la riavvio perché voglio proprio vedere come va a finire. Va, mi metto così. Via! Ah, cos'è? Ancora! Aspettate raga, ho capito. E ve lo spiego, guardate. Qui se lo vedete, già avevo la cosa dell'analogico disattivato, quindi vedete che si accende, si spegne. Quindi è per questo che non mi girava. Ma che ho capito ora, scusate. Un'ultima volta, questo è l'ultimo. Ok. Guardate che coglione a destra come fa. Via! Scusate se dico via, ma è per sincronizzare la webcam con l'audio. Quindi è per questo motivo. Dai, andiamo. Andiamo. Vai così. Io si dice che devo seguire sempre il tracciato. Minchia! Aspetta. No, no, aspetta, non mi cadere, aspetta. Aspetta, facciamo un rewind. Raga, ma qui mi spiegate voi come fanno a volare tutti questi piloti, perché io è una cosa impressionante, non la capisco. Dai, però, ma perché non ce la faccio? Dai, pure quello che ho fatto cadere, Dio santo, di nuovo 24esimo sono. Inutile, non ho mai vinto. Ma che cazzarola è, oh? Dai. Anche se non mi devo preoccupare di niente perché non c'è nessuno. Disgrazia te, ma perché? Dio santo. Non sono cosa da MotoGP. E perlomeno non sono cosa da Formula 1. Una volta ci ho provato a giocare, ma non.
Non è che. Una cazzata, Rade Traug, così. Ah, oh, sono stato squalificato. Se faccio tipo un'altra curva presa male e mi squalificano. Quindi sto gameplay finirebbe prima di cominciare. Ma io sono Pesek. E che cazzo è sto Pesek? Vabbè, va. Buttate che si è capita la cosa. Dai, buttate che è morto. Raga, al momento mi squalificano. Quindi non è che. Quindi mi squalificato. Lo sapevo. Mi hanno squalificato, è inutile. Dio santissimo, vaffanculo, le vedo questi coglioni. Ah, ti aspetto almeno. Vaffanculo. Ok ragazzi, eccoci ritornati al menu. Allora, io volevo fare una prova a fare un campionato. Un nuovo campionato. Vando per e vorrei iniziare la Moto 3, sì. Facciamo con un pilota ufficiale e ci mettiamo Salam. Anzi, un minuto. Sì, Salam, giusto, scusate. Iniziamo il campionato così com'è. Iniziamo subito una gara. Lo faccio a facile per la prima volta. Dopo lo farò a medio. Insomma, comunque questa non sarà una serie. Vi faccio vedere solamente sto gameplay. Non parlate di corsa perché io non ne capisco niente. Ci gioco per conto mio, diciamo, quando c'è. Ma tipo non ho mai vinto una gara. Vi spiego che non sono arrivato neanche terzo. Tipo sono sempre ultimo. Non capisco perché devo insegnare bene a frenare. Anzi, se avete qualche suggerimento, se sapete come frenare. Io so che si frena di dietro con la X, diciamo nell'Xbox 360. E qui me lo legge come il joystick dell'Xbox. Si frena con l'X e con R2, che forse nell'Xbox è RT, questo qui sotto. Si frena, no, si accelera. E questo di sopra. Aspettate un minuto. Vaffanculo, silenzio. E con questo qua si frena. Vabbè, va. Sono Salom. Ok, si sente che il rumore è meglio, perché diciamo da qui si comincia. Quindi potrei fare anche un'ottima gara, credo. Diciamo che c'è un seggiolino come. Tipo se impegno per due velocità, non male, non dovrebbe essere così. Tipo qui già mi viene meglio, vedete? Va bene, questo è stato un piccolo incidente così, tanto PR. Baldassare. No! Sta freno, devo impararmi a frenare. C'è quello dietro che vorrebbe passare, dice lui. Ma non lo faccio passare, pezzo di merda. Troppo bella sta... Avviso, lo sapevo, io non solo avviso. Infatti io già guardavo perché dicono, ma è possibile che non mi danno l'avviso e me l'hanno dato, meglio che non parlavo a sto punto, raga. C'è quello dietro, ma è lentissimo, diciamo, non. Tipo io qui, diciamo, infatti freno troppo velocemente e di conseguenza lui mi passa e di conseguenza vado fuori pista. Dovrebbe frenare con la X. Con questo metto le marce, vabbè, lascio la terra. Ok. Mi scuso per non aver caricato Resident Evil Revelation. Mi scuso davvero tanto. Ma l'ho detto anche in quel piccolo vlog che tipo ho cancellato subito, quel video che ho cancellato subito, in cui vi chiedevo l'aiuto per montare i video. Con Sony Vegas, no, nel senso, capitemi. Tipo ho cambiato scheda video e la, diciamo, Sony Vegas mi diceva che aveva smesso di funzionare. Non capivo, tipo veniva dalla scheda video il problema. Dopo, su un forum americano, ho letto che tipo il problema si risolveva disinstallando l'SDK app che apparteneva all'AMD Catalyst Center.
L'ho disinstallato e Sony Vegas mi ha rifunzionato di conseguenza. Ok ragazzi, eccoci ritornando a questo gioco. Siamo in MotoGP 2013 e purtroppo il gioco mi lagga, ho tagliato alcune parti perché mi laggava troppo il gioco. Non so perché, ma che cazzo, mi lagga. E tipo tutti gli altri giocatori se ne sono andati, in pratica per colpa di questo lag ho curvato troppo alla sinistra e mi sono andato fuori pista. Quindi è per questo motivo. Ad esempio fuori pista adesso ci sono andato di mia volontà. È inutile, ormai non riusciremo neanche a giudicarci mezzo campionato. Dopo come faccio io è inutile. Baldassare è giusto, ma dove è Baldassare? Baldassare a quest'ora se n'è andato sto pezzo di merda. Ma è impossibile che riesca a cadere così in buio. Come cazzo faccio a cadere così? Sono un attimo concentrato, eh? Ok ragazzi, sto andando a frenare, ora devo insegnarmi a frenare però con meno, diciamo, cioè, non devo frenare troppo e questo la soluzione tipo da portare, tipo adesso qui c'ho, no, come cazzo si fa, ho finito il rewind, lo sapevo. C'è sempre quel cazzo d'avviso che tipo non se ne andrà mai. Fate un incidente, Ferrari, Pirales, Dio santo. Ma ancora sono a terzo giro. Radetrauk, lo sapevo, mi hanno detto Radetrauk, che sarebbe in pratica che tipo... sono a rischio squalifica, credo che sia Radetrauk, quello l'ho visto pure in televisione, non mi ricordo dove l'ho visto. Sì, insomma, certo che esiste, però diciamo tipo non mi ricordo in quale, se era nella Formula 1 e MotoGP pure. Dopo c'è sto Radetrauk che tipo i giocatori dovevano rientrare nel box, una cosa di questa. Io non posso rientrare in the box perché ho sorpassato, diciamo, la bandiera del terzo giro, che prima della bandiera ci sarebbe il B-box. E quindi no, sono sempre a rischio squalifica ogni volta, tipo guarda che bennato da pro. Vai che la tengo. Vai, le marce le metto manuale io. Tipo se mettono automatiche, però le posso mettere pure manuale io. Beh ragazzi, l'ho voluto fare tipo perché è un gioco così, è un gioco bellissimo, anche se tipo io non ce la so giocarci, però diciamo mi diverto. Vedo tantissimo, però sarebbe più bello divertirmi con tipo le altre persone, tipo se ci avevo persone davanti sono pazzi queste cose, va. Ma siccome sono sempre solo qua, intendo nel gioco, perché mi superano tutti. Anzi qui mi compare che sono undicesimo, perché? Perché sono undicesimo? Vabbè raga, credo che abbiamo finito. Squalificato. Perché squalificato? Perché squalificato? In attesa di vedere i festeggiamenti al parco chiuso, la regia ci propone la classifica finale della gara. Non ti sento. Vabbè raga, finiamo questo gameplay. Sei cazzo, non me ne importa un cazzo, ora elimino tutti i dati. Va bene, sì. Sono mandato un poco di punti, non so come sono finito undicesimo.
Io confido di essere di 19esimo, tipo ultimo. Vi aspetto in menu e ci salutiamo. Ciao. Ok ragazzi, ben ritrovati. Ok, finiamo poi questa puntata del MotoGP 2013. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Se la siete pollicione in giù, motivo ci sarà, perché faccio schifo. Questo lo ammetto, non c'è nulla da vergognarsi. In questi giorni, ragazzi, ci saranno molte spese. Quindi tra 2 settimane mi arriverà una cosa che già avevo detto. Non spoilerò niente, ve la farò vedere più là. Quindi ragazzi, credo che per fine anno, verso novembre-dicembre, già avrò un computer da gaming, quindi lì i pollicioni ci vorranno. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollicione, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao ragazzi, al prossimo video, ciao!